Eccellenza, benvenuta. Sono dispiaciuto perché speravamo che potesse essere una bella giornata di sole, però è una giornata di freddo, di neve. Probabilmente, benevolmente, ci ha impedito però di fare quella manifestazione che io desideravo fare, soprattutto per dare un messaggio ai ragazzi delle scuole. Ragazzi delle scuole che, come dicevo poco fa, avevano iniziato il 17 marzo questi festeggiamenti del 150° anniversario, ma che adesso non hanno potuto vedere la conclusione. Penso che troveremo un'altra occasione per dare loro questo messaggio. E, come si dice, che si accontenta loro, abbiamo ugualmente inaugurato la statua e là la testimonianza ce l'abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, e quindi la conclusione di questo bellissimo anno dedicato all'anniversario, 150° anniversario dell'Unità d'Italia, è sicuramente un obiettivo per noi di agire raggiunto. Fermo restando che, ripeto, cercheremo di recuperare. Ringrazio Tenente Zanni, ringrazio per forze dell'ordine, i nostri vigili urbani, che anche se sotto la pioggia hanno cercato un po' di farci fare la rielaborazione. Ringrazio il professore Termini, che adesso vi dico chi è colui che ha organizzato il simposio della scultura in provincia di Enna, per fare in modo che ogni comune, alla fine dei festeggiamenti del 150° potesse avere una sua opera d'arte, una sua scultura. Sono stati invitati tanti artisti a livello nazionale. Noi abbiamo avuto un'artista sorteggiata, che è la dottoressa Elena Saracino, la quale aveva tante buone intenzioni di essere qua, però tenete conto che è inutile. E tenete conto che un periodo non facile, quindi non è potuta venire. Ci vedrà tramite le foto che non vedremo. Il professore Termine quindi ha animato questa manifestazione. Alla fine questi artisti hanno realizzato ciascuno un simbolo, una statua che è piena di simboli di questa unità d'Italia. Quella che ha fatto la dottoressa Saracino è toccata al Comune di Agira. Il professor Termine adesso non lo faccio io, perché sicuramente il professore questa cosa l'ha vista meglio, e quindi di prima mano mi dà il significato, ovvero quello che quella statua dovrebbe esprimere a ciascuno di noi. Sappiamo tutte come le opere d'arte danno di noi quello che ciascuno può da loro attingere, e quindi è, dal mio punto di vista, sicuramente bene. È una delle opere che io ho visto che forse è piena di simboli, e rappresenta tantissime cose. Però ciascuno di voi giudicherà e prenderà da quell'opera quello che. Io desidero dare la parola al professor Termine proprio per farci questa prima interpretazione, che dovrebbe essere, immagino, quella dell'artista, e poi chiaramente ognuno sarà.